È improbabile che il re privi il principe Ferri del suo titolo ducale perché era un regalo della defunta regina, ha affermato un ex maggiordomo reale. Re Carlo non ha una vera ragione giustificata per rimuovere i titoli di duca e duchessa del Sussex dal principe Ferri e Meghan Markle, secondo un ex maggiordomo reale. Ferri ha ricevuto il titolo in occasione del suo matrimonio con Meghan nel 2018, un regalo della sua defunta nonna, la regina Elisabetta II. Punto. L'ex maggiordomo reale Grant Herrod ha sostenuto che è improbabile che Sua Maestà cambi lo status di figlio del suo più giovane a causa del legame emotivo che il duca ha con il titolo. L'attuale regolamento sulla rimozione dei titoli nobiliari richiede al Parlamento di approvare una nuova legislazione prima che un membro dell'aristocrazia venga privato della sua posizione. Punto. Herrod ha detto a Express che il re potrebbe tuttavia rimuovere lo stile His and Her Royal Highnesses, che a Ferri e Meghan è già vietato usare. Ha detto, so che molte persone pensano che Re Carlo dovrebbe privare Ferri del suo titolo reale. Penso che Charles sia dannato se lo fa, e dannato se non lo fa quando si tratta di Ferri. Penso che sia meglio lasciare mentire i cani che dormono. Al momento, penso che non ci sia una vera ragione giustificata per lui per privare Ferri del titolo di Duca di Sussex. Un altro motivo per cui probabilmente non lo farà è che la regina lo ha regalato a Ferri. Affinché Charles tolga il titolo a Ferri, sta portando via un regalo di sua madre a suo nipote. Non credo davvero che lo farà. In seguito alla loro decisione di dimettersi dai loro ruoli reali, sono sorte domande sul fatto che Ferri e Meghan avrebbero continuato ad avere il diritto di utilizzare il loro titolo ducale.